Non riesce stavolta l'impresa la formazione arenese della Vis che nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Dilettanti viene sconfitta in casa dalla Cerrana che si impone con il risultato di 1-2. Ariano schierato da Mister Del Vecchio con Greco, Armando Grasso e Annarone, Menna, Zobel, Salierno, Codardo, Bernardo, Macchione, Spaccamiglio, Di Laurenzo, squadra chiaramente adattata alle esigenze della gara infrasettimanale con qualche titolare rimasto ai box in vista dell'impegno in campionato che già incombe sulla formazione arenese, gara diretta dal signor Blando Giovanni di Ercolano. Con gli assistenti Cristiano Gennaro e Borrelli Paolo, sempre della sezione di Ercolano. L'intera posta in palio, come detto, va alla Cerrana che si aggiudica la partita valevole per l'andata dei sedicesimi di Coppa Italia. Ottima partenza per gli arianesi che all'undicesimo minuto confezionano una bella azione. Palla di Codardo per Di Laurenzo, il quale passa a Macchione che calcia fuori. 3 minuti dopo un tiro di Annarone finisce alto, ma impensierisce il portiere ospite. Ancora Ariano pericoloso al sedicesimo quando Di Laurenzo, Paolo Macchione centra il palo che salva l'estremo difensore della Cerrana. Sannino. Nel momento migliore dell'Ariano arriva la beffa. Al 29esimo il vantaggio ospite nasce da un lancio di Piscopo per Simonetti che appena entrato in area non esita ed insacca. L'Ariano subisce il colpo e non riesce a reagire. La squadra di Del Vecchio è sulle gambe. 10 minuti più tardi la Cerrana raddoppia. Corner battuto da Parentato e Cuomo di testa insacca. Sotto di 2 gol l'Ariano cerca di mettere a posto le idee. Del Vecchio nella sosta carica i suoi al sesto Spaccamiglio. Prova la conclusione da fuori area che termina alta. Al 21esimo Simonetti, appena in area, tira cercando di chiudere definitivamente i conti, ma con Greco blocca. Nonostante la disciplina tattica e i vari tentativi di giungere dalle parti della porta avversaria, la Vis Ariano resta sotto di 2 reti fino al periodo di recupero concesso dal direttore di gara. Al 46esimo l'Ariano accorcia le distanze con il baby Rollo, entrato nell'ultimo quarto d'ora di gara. L'azione nasce da un cross di Armando Grasso per Rollo, appunto, che si trova in area ed insacca con freddezza da bomber navigato. Gol con dedica per il giovanissimo giocatore che vuole dedicare appunto la sua rete ad Armando Grasso che gli ha servito l'assist. Tutto sommato una sconfitta onorevole per la squadra di Del Vecchio, peccato per il blackout registratosi tra la mezz'ora e la fine del primo tempo, ma la squadra è apparsa comunque in buono stato, ora testa al Venticano.